Veniamo da una partita che ha creato una frattura importante, c'era già una creta, no? Adesso con i tifosi c'è una frattura ancora più importante, ma soprattutto nel sentire comune scatta quella tensione di dire siamo alle solite. Avevamo pensato che la difesa era sistemata, l'avevamo pensato anche con Diana, gli abbiamo fatto i complimenti a e siamo tornati indietro. Come mai due passi avanti, uno indietro? Non è da adesso. Come mai? Ma allora, due passi avanti e uno indietro, spero che possa essere il percorso da qua alla fine, sinceramente, perché vuol dire che due passi avanti e uno indietro si cresce. Il passo indietro che abbiamo fatto a Lumezzane e quello che hai detto tu, la frase che hai detto tu, siamo alle solite, purtroppo l'hanno assorbita anche i giocatori, l'ha assorbita anche il nostro ambiente. Per cui dopo un primo tempo giocato, a mio avviso, Lumezzane molto bene, con due gravi episodi difensivi di errori individuali che ci hanno punito, ma dopo un primo tempo veramente giocato molto bene, anche perché tra il primo e il secondo gol noi la partita l'abbiamo rivista, l'abbiamo rifatta vedere anche ai giocatori. Tra il primo e il secondo gol del primo tempo abbiamo tenuto la palla noi per 5-6 minuti, hanno toccato palla loro 3 volte il portiere per rinviare dopo che noi abbiamo concluso verso la loro porta sull'1-1 e tra l'1-1 e il 2-1. Poi nel secondo tempo, anche nei giocatori, nonostante che tra il primo e il secondo tempo si sia detto entriamo in campo compatti, il risultato lo riprendiamo, lo facciamo, siamo entrati con anche noi, anche la squadra è entrata con quella cosa nella testa che siamo alle solite, è solito discorso. Dobbiamo toglierci questa cosa qua, perché a Lumezzane ci sono stati due episodi che ci hanno fatto subire gol, ma sono riconducibili ad errori singoli. La cosa che dobbiamo correggere è l'aspetto mentale, l'approccio al secondo tempo da squadra così delusa, affranta e siamo ancora alle solite. E questa è la cosa che abbiamo cercato di analizzare questa settimana e che dobbiamo cercare di toglierci. È inutile che continuiamo a dirci da un mese a sta parte è cambiato, abbiamo messo un punto e si riparte con l'obiettivo finale dei playoff, vogliamo vincere il campionato. Adesso in questo momento qua dobbiamo ragionare a migliorare queste cose, sapendo che si può anche cadere, come è successo con Lumezzane, perché questo purtroppo può far parte di questo percorso, però dobbiamo toglierci questa cosa da dentro, da tutti, da anche la squadra. Siamo tornati alle solite, sbagliamo, ci puniscono, facciamo degli errori grossolani e becchiamo gol e non siamo più solidi. Dobbiamo ritornare indietro di un passo, ritornare ad essere solidi e però al contempo riuscire a esprimere anche quello che abbiamo fatto con la Giana, ma anche quello che abbiamo fatto a Lumezzane, perché poi, tolto, ripeto, quei 10-15 minuti di scoramento del secondo tempo, poi abbiamo creato 3 o 4 occasioni per pareggiare la partita, una volta l'imprecisione, una volta il miracolo del portiere, non siamo riusciti a riprendere la gara. Ma questo però deve essere la base, perché io credo che facendo le cose basiche e normali, a Lumezzane non si perde. In questo momento c'è qualcosa che appunto ti demoralizza e ti butta giù, ma purtroppo è questo. Noi dobbiamo cercare di ragionare una partita alla volta e raccogliere il meglio che si può e cercare di creare un percorso costruttivo, formativo, che possa portarci poi ad avvicinare anche il nostro pubblico, perché noi siamo convinti che con qualche risultato positivo e con la possibilità di giocarci i playoff poi da una posizione non così penalizzante, giocando tutti i playoff dal primo turno, ma entrando poi con qualche turno dopo, il nostro pubblico ci sosterrà, perché comunque poi lì si potrà vedere l'obiettivo. In questo momento l'obiettivo è troppo distante. L'obiettivo è cercare di allenarsi bene e questa squadra lo fa.
vi assicuro che lo fa. E poi bisogna cercare appunto di non avere questi blackout mentali e questi blackout di delusione che a volte, ecco, o meno per come è la prima volta che succede, ho visto che con Lumezzane sono successi. Ma la squadra ha ancora le motivazioni adesso? Perché a volte sembrerebbe veramente che manchino, soprattutto nel secondo tempo di Lumezzane. No, siamo entrati, ripeto, se dobbiamo fare un mea culpa sulla partita di Lumezzane, lo facciamo sui primi 10 minuti del secondo tempo, dove siamo entrati disuniti e abbiamo rischiato di prendere il terzo gol. I gol che abbiamo subito nel primo tempo li riconduciamo a due episodi di errori gravi di reparto, ma con errori consecutivi di giocatori importanti, che purtroppo a volte possono capitare, però non può capitare di fare quei 10-15 minuti demoralizzati o ragionare con sono sempre le stesse cose e continuiamo a fare le stesse robe. Dobbiamo cercare di dare una svolta a questa cosa. Però io volevo chiederti anche, torno all'errore individuale, perché è vero che poi la squadra, ne abbiamo parlato anche post partita all'Università, ma è vero che poi la squadra il primo, a inizio secondo tempo, rischia di prendere il terzo perché non entra, non ha l'impatto giusto. Però si possono anche, tra virgolette, eliminare certi errori individuali che sono, come hai detto tu, grossolani e che magari sorprendono infatti dei giocatori che hanno una certa esperienza lì. È una questione mentale, stacchi, non so, ti chiedo perché... Ma questo non lo so. Se questa squadra lo scorso anno è arrivata in una certa posizione di classifica e quest'anno, nonostante l'inserimento di qualche giocatore che ha vinto lo scorso anno o ha vinto anche gli anni prima, continua a portarsi dietro questo coso, credo, questo problema, credo che sia proprio un aspetto non di qualità tecnica, ma di un aspetto appunto mentale. E ripeto, dobbiamo riuscire a dare una svolta, ed è la cosa più complicata, la cosa più difficile, perché ripeto, non è una squadra svogliata. Io in settimana vedo una squadra che comunque si allena e negli ultimi anni arrivo da percorsi di realtà che hanno fame. Bolzano e poi Salò, ok? Quindi io vedo lo stesso impegno, la stessa voglia di fare da parte dei giocatori. Poi dobbiamo diventare più squadra, avevamo fatto dei passi avanti, li stiamo facendo, li abbiamo fatto un po' indietro, dobbiamo probabilmente toglierci qualche ruggine o qualche pensiero sbagliato dalla testa di qualche giocatore che non gli permette di giocare al 100% delle proprie potenzialità. Poi, ripeto, abbiamo alcune cose da sistemare anche a livello tecnico, tattico, di movimenti di mercato che in questo momento danno veramente molto fastidio, non vedo l'ora finisca, perché è un mercato complicato, un mercato difficile. La nostra è una proprietà che ha investito tanto e che si sta facendo fatica a far mercato, perché certi giocatori che vorresti lasciar partire si fa fatica a lasciare andare, ma vale un po' per tutti, non solo per noi. E giocatori che vorresti trattenere sono proprio quelli che magari hanno più mercato di altri. Ad esempio, quali potrebbero essere? Di cosa? Giocatori che si vorrebbero far partire invece stanno rimanendo. Li sapete, sono quelli che ne avevamo già li avevamo già detto, che ci sono dei ruoli, dei reparti dove siamo in sovrannumero e altri dove dobbiamo cercare di inserire. Però è un mercato veramente difficile, complicato, l'avevo già detto, non vogliamo nemmeno accontentarci di prendere il giocatore che fa numero, è sbagliato. Senti, a parte che il mercato lo sento dire da sempre che gli allenatori dicono non vedo l'ora che finisca questo di gennaio perché si gioca contro il Palermo, cioè, è veramente un pasticcio e sarebbe meglio prendere provvedimenti nelle altre sfere. Ma detto questo, ritorniamo al Vicenza. Quando un giocatore, per fare nomi, come Gerardi, fa un errore così grossolano, così individuale, che costa, che pesa, psicologicamente è meglio di senti bambini, stai un attimo fermo, oppure è meglio dargli fiducia? Cioè, ma te lo chiedo proprio
No, da allenatore io sono uno che dà fiducia e non penalizza e non boccia i giocatori al primo errore o alla prima partita sbagliata. Questo a grandi linee, io cerco di comportarmi in questo modo. In questo momento i giocatori hanno bisogno di essere anche aiutati, di spronarli a far meglio sicuramente, hanno bisogno sicuramente di essere anche bacchettati in alcune cose, però tra una cosa e l'altra c'è la necessità di essere costruttivi. E quindi se al primo errore bocci qualcuno, non è costruttivo, non funziona così, cioè bisogna ragionare un po' anche sulle potenzialità. Però il fatto che Mario, che è un giocatore forte, disputi una partita eccezionale con la Giana e poi contro il Lumezzane abbia un calo di quel tipo, non è funzionale, non è costruttivo. In questo momento qua ci serve più... servono più garanzie, non so come spiegare, ci serve più costanza, ci serve per avere un percorso di crescita, non possiamo avere alti e bassi, dobbiamo avere un rendimento più lineare, diciamo così. Però fondamentalmente io sono un allenatore che cerca di dare fiducia e non bocciare o tagliare ai primi errori. La mia riflessione era che, avendo fatto questo errore, essendo i tifosi sul piede di guerra, Gherardi, se dovesse, magari non è, ma mettiamo che dovesse scendere titolare, è nella condizione psicologica, tu lo sai, che al primo errore, alla primissima cosa, ma ce ne viene sono, travolto dagli ce ne sono tanti di questi giocatori, purtroppo qui, che devono riacquisire e riconquistare la fiducia attraverso le partite. E proprio per questo, se c'è una questione, se c'è un rendimento costante, riesci secondo me ad arrivare a svoltare. Se c'è un rendimento altalenante, dopo anche due partite fatte bene, capita la partita fatta male, ecco la solita cosa, ecco il solito giocatore. In questo momento qua, ripeto, io posso ragionare sulle quattro partite. A Lumezzane ci sono stati fatti da alcuni giocatori degli errori che non erano stati fatti nelle prime tre partite. Non per questo voglio bocciare i giocatori. Poi devono essere bravi anche loro a riacquisire, a riconquistare la fiducia del pubblico e dei tifosi. E questo... Stamattina c'è stata appunto la contestazione, sei riuscito anche tu a parlare con i direttori e con il capitano, sì. ai tifosi? No. È stato un confronto costruttivo, siamo consapevoli e sappiamo quanto i tifosi tengano all'ANE, alla società, quanto tengono questi colori. Hanno voluto esprimere la loro idea attraverso questo segnale di venire da noi. È comprensibile, noi dobbiamo solamente cercare di, ripeto quello che ho detto prima, dare una svolta. Non possiamo aspettarci chissà cosa, dobbiamo essere noi a meritarci l'appoggio del pubblico e dei nostri tifosi. Poi oggi c'è stato un confronto anche abbastanza così chiaro, loro hanno fatto valere le loro idee, io ho cercato di dire quello che si è detto un po' qui, quello che dobbiamo cercare di trovare il modo di svoltare. Loro fanno la loro parte, siamo sicuri, siamo convinti che se sul campo vedono giocatori che una squadra che si spende per la maglia, poi verranno dalla nostra parte. Serve quello e servono anche i risultati. Mister, quanto la preoccupa l'avversario di domani, che in questo campionato è un po', anche nei campionati scorsi, un po' una mina vagante? Detto bene, una mina vagante. L'anno scorso mi sembra sia arrivata a pari da Vicenza, no? Sì. E quindi sicuramente questi anni, e forse anche nei quarti dei playoff, qualcosa del genere, è andata avanti anche parecchio. Sono bravi,
Sono bravi perché nel loro ambiente, senza pressioni, con dei giovani presi anche dalle categorie inferiori, riescono a mettere sempre assieme delle squadre competitive che danno fastidio. E noi abbiamo l'obbligo di rialzarci. Senti, perché poi alla fine si scende in campo e bisogna vincere sul campo. Prosegui con la difesa 3. Sì, anche questo secondo me fa parte del percorso. Se col percorso c'è una crescita continua, allora ci potranno essere degli sviluppi in un altro modo. Facendo un passo indietro, dobbiamo ritrovare un attimino le certezze delle partite precedenti. Senti, Costa è squalificato. Non è un giocatore da poco perderlo, a mio avviso, anche se ultimamente forse non è in Costa dei primi tempi. Più Greco o più Sandon? Te lo chiedo perché Greco è più offensivo, no? Sì. Sandon è più difensivo. Lo voglio capire un attimo, se possibile. Ma sì, è possibile, è un dubbio. Non è possibile. No, è un dubbio, ma se volete vi dico anche. Sandone è un giocatore che secondo me ha delle potenzialità enormi ed è un giocatore che bisogna valorizzare, che bisogna che esca, perché è un giocatore che ha delle qualità importanti. Greco le ha diverse. Greco in questo momento è anche un po' nell'occhio del ciclone del mercato. Ok, quindi anche in questo non lo so, Greco fa parte di quei giocatori che non vorresti perdere, ma che hanno mercato, quindi domani vorrei puntare anche su di lui, ma so che è un po' scombussolato da questi discorsi. È un ragazzo e quindi è logico che un po' possa farsi influenzare, ma hanno entrambi con qualità Sì. diverse la possibilità di giocare in quel ruolo lì e la possibilità di far bene. Scusami se torno sul mercato, ma te lo chiedo proprio per chiarire una cosa, se puoi aiutarmi a capire meglio, perché allora io avevo capito, ho sentito più volte dire in attacco, visto che abbiamo parlato di alcuni reparti, ne abbiamo 3 più 1 della morte, dobbiamo rinforzarci perché come a Lumezzane ti manca Ferrari, partono i 3 e non hai nessuno in panchina. Dobbiamo rinforzarci, vuol dire che arriva qualcuno, giusto? E non esce nessuno. Questo è quello che vorremmo fare. Poi però nel mercato Esce uno, entra non è due. semplice riuscire a farlo, anche perché, come ho detto prima, magari ci sono dei giocatori che ritieni importanti e non vorresti dar via, ma sono proprio quelli che hanno Come Rolfini. richieste. Rolfini vorrebbe rimanere o è più propenso invece a Leone? Ruffini è nell'occhio del ciclone proprio clamorosamente, perché ha delle opportunità professionali importanti, ma sa benissimo che qua a Vicenza è una piazza difficile cioè, da andare via. Ma Quindi noi vorremmo trattenerlo, però ripeto, in questi 2 giorni credo che succederanno diverse cose. E vedremo quello che succederà. collegandomi a quelli che sono i quindi colleghi. l'idea, dicevi, è di trattenerlo, potendo. Per ora sì. Per ora, tanto per ora, mi avviso, Per ora tanto sì. per ora, Sì, 24 no, ore. perché appunto è un mercato difficile da fare, è un mercato complicato c'è l'esigenza, come dicevamo, di far uscire certi giocatori e di trattenere o comunque di Cioè di non far confermare. uscire, confermare i giocatori più importanti, e però sono proprio questi quelli che sono ambiti anche da altre piazze, ma credo che questa sia una piazza che deve essere un onore poter giocare qua. A maggior ragione allora se dovrebbe essere un onore giocare qua. Ritorniamo al primo discorso che hai fatto. Bisogna arrivare a questo con questi ragazzi che hai, perché se è vero che è una piazza ambita, è anche vero che ora devi giocarci, però Sì, non perdere. volevo riagganciarmi, scusami, al discorso della collega per capire sempre. Avete detto sempre fin dall'inizio che a destra erano in tanti e quindi si cercava di far uscire qualcuno.
mentre a sinistra no. Greco, a mio avviso, sta a sinistra. Cioè... A destra infatti è uscito Valietti, sì, che aveva... Sì, era uno... Sì. Uno... E a sinistra abbiamo la possibilità, oltre che a Costa, di valorizzare Sandon. Okay. Greco è un giocatore che, a mio avviso, è forte, di potenzialità importanti, è un jolly importante che ha richieste. Certo. Non vorrei farlo andare via, però ha delle richieste.